far vedere sono i numeri e vedete, questa è la nostra regione. La nostra regione ha un pallino che è un po' più piccolo della Lombardia, ok? Guardate i casi, questi sono i totali dei positivi, questi sono i guariti, questi sono i deceduti in tutta Italia e questi sono i casi totali. Allora, a questo punto andiamo ad analizzare quello che è stato nella nostra provincia. Quali sono i numeri della nostra provincia? Come potete vedere, la nostra provincia ha avuto un'incidenza praticamente del 40,79%. Quindi, come dicevo prima, purtroppo lo tsunami è interessato, non si sa per quali motivi, ha travolto la nostra provincia. Noi siamo stati quelli a fronteggiare il 40% di questi casi, a scendere ancora il 27%, poi via via vedete come si abbassa praticamente Macerata, più andiamo a sud e più i casi si abbassano. Tenete conto di questa ordine decrescente, perché c'è un motivo all'ordine decrescente, vedremo dopo nei grafici che andiamo a vedere, forse lo anticipo già da adesso, lo anticipo perché se la sanità regionale e la sanità di questa provincia non avesse gestito l'epidemia e non l'avesse combattuta, a quest'ora noi avremmo numeri molto maggiori in tutte le altre province. E questo è quello che deve emergere. E allora, questo praticamente, questo grafico cosa ci dice? È lo scenario regionale tra le province. Prima vi ho fatto vedere i numeri. Questo praticamente è la provincia di Pesaro Urbino, quindi il territorio, la nostra provincia. Cosa viene fuori? Che il giorno peggiore è stato provincia, badate bene, non sono casi ricoverati perché poi passo ai ricoveri. Il giorno 18 abbiamo avuto il picco massimo praticamente di casi. Abbiamo avuto 100 nuovi casi al giorno. Guardate come il nostro picco anticipa tutti a scendere... Il 18 marzo. Guardate, sì, parliamo sì, all'inizio. Guardate come anticipa tutti, guardate come poi scende ad Ancona ed è spostato di quasi una settimana. E di come quindi in qualche modo con le misure che sono state intraprese è stato bloccato il picco, con le misure regionali, con le ordinanze, con la quarantena, con il lockdown, è stato bloccato il picco. Quindi guardate il picco ad Ancona, nella provincia di Ancona, che è dopo, ma è molto più basso rispetto ai casi della provincia di Pesaro Urbino. Guardate poi a Macerata, guardate Fermo e questo è Ascoli. Allora, questo invece è il tasso di incidenza per 100.000 abitanti paragonato tra la nostra provincia, ovvero sono i nuovi casi su 10.000 abitanti paragonati tra la nostra provincia e il resto delle regioni, paragonato anche alla regione Marche, per farvi capire lo tsunami che ci ha coinvolto. Allora, qui noi siamo quelli neri, guardate un po' la nostra curva come tasso di incidenza è addirittura uguale a questa viola e la Lombardia. Abbiamo avuto un 2,5% di casi su 10.000 abitanti, uguale alla Lombardia, con addirittura il picco più anticipato rispetto alla Lombardia. Quella rossa è la regione Marche, Marche Nord quindi, Marche Nord, la provincia di Pesaro Urbino, intendo Marche Nord con provincia di Pesaro Urbino, guardate come ha avuto il picco maggiore all'inizio e di come praticamente ha bloccato il picco rispetto alla regione Marche. Come ha abbassato il picco rispetto alla regione Marche. Questa viola è la Lombardia, guardate come il picco di provincia Pesaro Urbino è paragonabile al picco della regione Lombardia, che è quella più colpita. Allora, questa è un'altra cosa molto interessante, ve la voglio spiegare perché così si capisce bene. Questa è una mappa dove ci dice che, vedete, è diviso per province e quelli rossi sono praticamente il numero di casi di tasso di incidenza di 20 abitanti su 100.000 e di
siccome questo picco si è mantenuto non solo elevato, ma per tanto tempo, fino alla metà di aprile, guardate invece le altre province come sono gialline, arancioni e poco rosse negli altri giorni, guardate Fermo e Ancona. Questo cosa significa? Significa che la nostra sanità ha dovuto, le nostre strutture sanitarie, ospedale e territorio, hanno dovuto sopportare un peso non per un evento acuto, ma per tanti giorni. Le nostre strutture, i nostri professionisti hanno lavorato in modo sfinente per tanti giorni rispetto a tutto il resto della situazione, bloccando quella che è la pandemia. Quindi hanno lavorato in modo veramente generoso e come strutture sanitarie abbiamo gestito tutto quello che c'era da gestire. Voi immaginate delle strutture che sono per definizione strutture finite, contenitori chiusi, di lavorare sotto questo stato di stress per così tanto tempo. Allora, a questo punto come cambia Marche Nord? Ovviamente Marche Nord, adesso parlo di Marche Nord, poi dopo il direttore dell'Area Vasta 1, Romeo, dottor Magnoni, parlerà di quello che è stato sul territorio e di come si è attrezzato il territorio. A questo punto, alla luce dei dati che vi ho dato, quindi cioè, capite quello che è successo, spero che si sia capito quello che è successo, Marche Nord, anche alla luce di delibere di giunta regionali, cambia volto di ora in ora, come vi ho detto, di reparti che praticamente cambiavano dalla mattina al pomeriggio. Da Pesaro si trovavano su Fano perché avevano l'expertise professionale. Vedo Candoli con la pneumologia, vedo Emma Spinosa con la geriatria, che si sono spostati sì con un po' di ansia, ma senza paura. Lo hanno fatto con spirito di sacrificio e senza paura. Nel giro di 6 ore, con tutti i coordinatori, gli infermieri, cioè perché la struttura ha retto grazie al senso di appartenenza e grazie al senso di dovere per questa professione. Allora, voi tenete conto di una cosa, che normalmente Marche Nord ha una dotazione di posti letto di 13 posti letto di terapia intensiva. 13 posti letto di terapia intensiva, una dotazione giusta per un'azienda ospedaliera di 592 posti letto, perché abbiamo sempre fronteggiato tutte e tutti con tutti gli eventi occorsi e accaduti. Ebbene, nel momento in cui arrivavano le urgenze, Marche Nord, con l'aiuto di tutti, in questo caso cito il dottor Tempesta, che è il primario dell'anestesia e rianimazione, nonché capo dipartimento DEA, che praticamente di ora in ora cambiavamo in base a come arrivavano i pazienti. Noi siamo arrivati ad attivare la bellezza di 46 posti letto di rianimazione. E vi voglio dire cosa ci sta dietro un posto letto di rianimazione. Perché Marche Nord ha 592 posti letto, noi come dotazione nel Covid siamo arrivati a 300 perché abbiamo spostato tutte le forze assistenziali, cliniche, su questi malati, su un posto letto di rianimazione. Sapete cosa ci sta? Ci stanno dietro per ogni malato, per due malati c'è un infermiere, quindi immaginate il carico assistenziale, immaginate il carico assistenziale. E praticamente abbiamo tenuto anche Fano pulita, ebbene avevamo anche 6 posti letto di rianimazione a Fano pulita, perché dopo il direttore sanitario vi farà vedere i dati degli altri ricoveri che sono continuati a esserci, dei ricoveri e delle patologie tempo dipendenti che abbiamo curate. Marche Nord non si è mai fermato, non ha mai chiuso la porta a nessuno, ha curato tutti i malati insieme a tutte le strutture della regione Marche. Siamo praticamente passati ad un incremento del 253%, la rianimazione ha avuto 110 dimessi, con un'età media di questa, della terapia intensiva di 71 anni. Molte persone si sono risvegliate, molte persone sono state guarite, grazie anche alle terapie messe in atto, e devo dire grazie a Mauro Mancini, il nostro farmacista, che ieri abbiamo avuto una conferenza con la Cina, orgogliosa di averla avuta, e i cinesi si meravigliavano di noi, di come abbiamo gestito il Covid. Abbiamo avuto un farmacista che, se fosse stato in Cina per quello che ha fatto per i malati, dico una parola, non la posso dire una parola brutta, ma ha trovato i farmaci dappertutto, addirittura lo posso dire una cosa comica nella disgrazia, si è inventato, perché c'era una ditta che non voleva dare il farmaco, si è inventato che andava da Barbara D'Urso a dire che a Marche Nord quella ditta non dava il farmaco. Abbiamo curato tutti, lo voglio dire.
voglio dire, perché ci sono stati anche momenti, è vero, di sconforto, abbiamo condiviso, siamo stati veramente una famiglia. Ci sono stati anche momenti di questo tipo, mi chiama e mi dice: Maria, io ho detto questo, hai fatto benissimo, se questo è servito a portare il tocilizumab a casa. E poi vedrete quante persone abbiamo curato col tocilizumab. Questa è la terapia subintensiva. La terapia subintensiva è una terapia che coadiuva la terapia intensiva, ma anche la terapia subintensiva. Sapete che risorse assistenziali ha? Quanto assorbe? Noi avevamo solo la medicina d'urgenza come terapia subintensiva. Siamo passati a 98 letti dedicati. Allora, praticamente la medicina, devo dire grazie al dottor Frausini, che è veramente stato un mediano, che gestiva da una parte affanni puliti e su Pesaro gestiva i Covid, cioè praticamente ha fatto pure un incidente, racconta anche le cose, ha fatto pure un incidente in un giorno in cui praticamente c'era solo la sua macchina e un'altra in lockdown, non si capisce come è andata a tamponare. Cioè, è successo pure questo, perché con la testa non ci stavamo, per dire quello, il senso di appartenenza e come abbiamo curato i malati, come abbiamo cercato di gestire questo tsunami. E siamo passati praticamente, questi sono posti letto con ventilatori, con ossigeno. Abbiamo avuto 695 dimessi con questa età media. Le malattie infettive, praticamente si sono dovuti anche loro reinventare, ripensare tutti i percorsi, e il pronto soccorso. Il pronto soccorso, devo dire grazie al dottor Gnudi, che abbiamo tirato fuori dal cilindro, ma è stato un bel coniglio che è uscito fuori dal cilindro, sì, perché... grazie a lui, grazie ai suoi suggerimenti con il coordinatore, noi siamo andati di volta in volta avanti, abbiamo attivato le tende, abbiamo attivato i pre-triage, abbiamo attivato prima di tutti i percorsi pulito-sporco, tant'è che praticamente dopo il resto della Regione Marche ci è venuto dietro nella nostra organizzazione ed è stata presa a riferimento, quindi abbiamo fatto di necessità virtù. E allora, questi sono i ricoveri di Marche Nord. Allora, guardate quando... c'è una qualche lettura, viene data una lettura erronea. Voi sapete, come vi ho raccontato, cioè, l'ospedale è un contenitore finito, cioè nel momento in cui da 592 posti letto passi a 300, addirittura tenendo anche i puliti, con una delibera di giunta che ti dice che i pazienti in urgenza non devono essere portati a Marche Nord, ma nonostante ciò i pazienti vengono portati lo stesso e Marche Nord dà le cure necessarie perché non manda indietro nessuno. Guardate che cosa è successo, noi siamo arrivati ad una punta di 244 persone, il 18 marzo, e praticamente dal 13 al 22 marzo si è verificato proprio il picco dei ricoveri. E diciamo che in questo periodo come ricoveri avevamo più di 200 pazienti ricoverati e più di 40 persone nel pronto soccorso, nelle tende. Era una cosa incredibile, con la gente che stava male, ma abbiamo accolto tutti, abbiamo dato risposte a tutti. Allora, come potete vedere, questi sono i ricoveri distribuiti nelle varie unità operative di Marche Nord. Vedete, praticamente questo è il rosso, il totale dei ricoveri. Quello arancione è le subintensive, a seguire praticamente la rianimazione, che ha avuto dei picchi e poi è andata a abbassarsi via via, e le malattie infettive. Allora, grafico sui ricoveri. Il grafico sui ricoveri rappresenta praticamente l'andamento dei ricoveri di Marche Nord rapportato alle altre province e agli altri ospedali delle altre province, quindi ospedale su ospedale. Allora, vedete via via come a Marche Nord vengono ricoverate le persone, arriva al picco famoso che vi ho fatto vedere dove c'erano 244 persone. Poi vediamo una discesa. Questa discesa che cosa significa? Non che sono diminuiti i casi, ma che grazie a Dio si è attivato il territorio, si è attivato Fossombrone con i posti critici, si è arrivato a Galantara
è perché noi avevamo un contenitore dove dentro ci avevamo gli acuti, ma anche quelli che stavano superando la malattia. Per cui ci è venuto incontro il territorio, che ripeto era impreparato come noi, perché è uno tsunami che ci ha travolto, e quindi praticamente abbiamo incominciato a lavorare, abbiamo incominciato a lavorare con i posti letto di cui eravamo dotati sul Covid. Guardate un po' gli ospedali riuniti, guardate la differenza tra noi e gli ospedali riuniti. Io vi voglio dire solo una cosa: noi eravamo su i 300 posti letto da 592, Torrette ne aveva 1000. Guardate che sforzo sovrumano che hanno fatto i nostri professionisti, che abbiamo fatto. E qua vedete, a scendere ci sono praticamente gli altri ospedali che ci sono venuti in aiuto. San Benedetto per acuti ci è venuto molto in aiuto, lo stesso Urbino, poi andiamo a vedere il raffronto praticamente sui ricoveri. Questo è l'analisi dei ricoveri, questo è Marche Nord, ok? Dove vi ho fatto vedere la punta di 244 persone il 18 di marzo. Questo è Torrette e questo è Urbino, che ha raggiunto il suo picco con 85 ricoveri. Però Urbino è un ospedale, cioè piccolo. Allora, i ricoveri in terapia intensiva. Questo, allora, come vi ho detto già prima e l'ho anticipato, cioè, penso che avere tutti questi da un giorno all'altro, giorno dopo giorno, attivare 46 letti di rianimazione con tutta l'organizzazione che c'è dietro, parla da sola. Cioè, praticamente noi abbiamo dato assistenza a tutti e abbiamo incrementato la terapia intensiva del più 253%. Io a questo punto lascio la parola al direttore sanitario, che vi parla degli accessi nel pronto soccorso. Professionistiche, medici, infermieri, tecnici, amministrativi, per 2 mesi almeno hanno vissuto in ospedale. Vissuto in ospedale vuol dire che c'erano dalla mattina alla sera, dal lunedì al lunedì successivo e così via, senza mai un momento di sosta. Perché è importante dirlo? Perché ci ha fatto veramente male, e ci ha fatto male, continua a farci male, vedere che le fake news stanno prendendo il sopravvento su quello che sono la realtà. Noi ci tenevamo oggi a dirvi qual è stata la realtà, perché chi non l'ha vissuto in prima persona è facile che creda alle fake news. Le fake news che sono girate sono: Marche Nord a un certo punto ha chiuso gli accessi al pronto soccorso, Marche Nord non ha trattato più nessuno, Marche Nord è stato un focolaio di infezione, i dipendenti si sono tutti ammalati perché non sono stati dati i dispositivi di protezione individuale, Marche Nord ha fatto centinaia di morti. Ma ragazzi, siamo passati da una fase dove, grazie che esistete, siete gli eroi, dimenticate subito, e si torna a dire che siamo il problema e non la soluzione del problema. E questo ci fa male davvero, soprattutto perché sappiamo che cosa abbiamo dato. Forse non siamo bravi a raccontarlo. Cos'è successo al pronto soccorso? Si è fermato? Secondo voi un pronto soccorso che fa 10.543 ricoveri, accessi, è un pronto soccorso che si ferma? E non stiamo parlando di accessi normali, stiamo parlando di 2.120 accessi per Covid. Voi avete l'idea di cosa vuol dire avere un paziente in Covid? I pazienti che arrivavano erano pazienti che non respiravano, erano pazienti che arrivavano qua con un grado tale di gravità per cui lo aggredivi immediatamente, richiedeva delle risorse pazzesche, dalla radiologia, la rianimazione, ossigeno. Noi siamo stati dei giorni in cui andavamo a monitorare reparto per reparto, bocchettone per bocchettone, quanto ossigeno veniva erogato, perché rischiavamo che il sistema non erogasse abbastanza ossigeno. Questo per darvi la gravità della cosa. Quali sono stati gli accessi in pronto soccorso? 1200, questo l'abbiamo già visto, con sospetti Covid, questo, solo nel mese di marzo, scusate, quello era nel generale, questo nel mese di marzo, che è il mese indice dove ci fanno dei mostri. Forse abbiamo sbagliato una cosa. Abbiamo sbagliato una cosa nel voler continuare a cercare di trattare i nostri pazienti anche se potevamo non trattarli. Mi spiego, se qualcuno di voi si è letta la 272 del 9 marzo, ci dice chiaramente che siete esonerati dal ricevere i pazienti Covid positivi, distribuiteli pure su tutti gli altri ospedali della regione.
E questo non avrebbe fatto quella curva che avete visto dalle altre parti, dove tutto qua e dalle altre parti hanno avuto tempo di mettere in piedi le misure e quant'altro. In realtà noi dal 9 marzo non abbiamo chiuso niente, abbiamo continuato a dire, eravamo in contatto con l'area vasta, con il dottor Magnoni, quante volte ci siamo sentiti, con Remo Pignanesi, dicendo va bene, abbiamo questa disposizione ma ce la facciamo ancora un po'. Abbiamo recuperato dei letti, abbiamo recuperato dei respiratori, abbiamo spostato unità operative da un giorno all'altro e abbiamo tenuto botta in maniera incredibile fino al giorno 17-18, dove non è successo niente di diverso. In realtà abbiamo detto almeno toglieteci qualche pressione in questo momento che siamo oltre la disperazione, perché poi avete visto i grafici, in quelle due giornate ci sono stati 70-80 pazienti in attesa al pronto soccorso e 200 e passa ricoverati con Covid, distribuiti tra rianimazione e subintensive. Siamo arrivati a situazioni da paradossali. Ma cosa è successo ancora? Poi lo vedrete in un'altra diapositiva, che è questa qua, bellissima. È vero che forse il 118, attenzione, che poi se voi vedete le cose che ci siamo intercorsi, in realtà non l'abbiamo mai chiuso, abbiamo fatto una turnazione a 4. Abbiamo chiesto, almeno, non portateci tutti qua, facciamo un po', uno a Iesi, uno a Senigallia, uno a Urbino e uno a Pesaro. E abbiamo fatto una distribuzione di questo tipo, senza mai chiudere niente. Ma non è che ce li portava il 118, il 118 ce ne ha portati una parte. A noi arrivavano a piedi, arrivavano con i mezzi propri. Se voi vedete la percentuale di pazienti che sono arrivati con i mezzi propri, e questi qua non è che li mandi via, li mandi dall'altra parte. Se li hai e li prendi in carichi, e li abbiamo presi in carico tutti. Quindi quando noi ci sentiamo dire che il 118 ha chiuso, avete chiuso il 118, non avete accettato ricoveri, ci fa male davvero, ma ci fa male davvero. Abbiamo ucciso i dipendenti, si sono ammalati tutti, non abbiamo dato dispositivi di protezione individuale. Tenete presente che solo a partire dall'inizio di marzo abbiamo potuto fare i tamponi in casa, e con questo perché? Con la difficoltà di reagenti, ma nonostante tutto, per quello io cito anche la parte amministrativa ha lavorato esattamente come il pronto soccorso, mattina, pomeriggio, notte, era a cercare sul mercato reagenti per fare i tamponi, mascherine per i dispositivi di protezione individuali, camici, calzari, tutto quanto fosse necessario. E questo vuol dire che non appena li avevamo a disposizione, subito li mettevamo in campo. Abbiamo cominciato a svezzarci sempre di più da Ancona, che era l'unico centro regionale abilitato per fare i tamponi, e abbiamo cominciato a farceli in casa. Ovviamente vincolati fortemente dal fatto che sul mercato non si trovavano i reagenti. Quindi c'è stato un lavoro incredibile per cercare di aumentare questi tamponi. Scusami se ti interrompo. Prego. Volevo anche chiarire che la regione Marche si è voluta, perché l'unico centro abilitato in Italia era lo Spallanzani, e la regione Marche, nella persona della giunta del governatore, si è voluto sganciare praticamente dallo Spallanzani per fare in modo che tutte le aziende potessimo essere autonome. E quindi dal 27 marzo siamo partiti tutti quanti con una delibera di giunta apposita, accelerato tutti i tempi. Chiedo scusa. La precisazione è corretta, perché... anzi io lo ribadisco, la regione ha fatto scelte coraggiose, anticipando spesso le indicazioni che avrebbe dato in seguito, sarebbero stati dati dal sistema sanitario nazionale. Grazie a queste scelte anticipatorie e coraggiose siamo riusciti anche ad arginare questo. Questo vedete ancora la slide sul ricovero del pronto soccorso, queste colonne sono pazzesche, perché voi immaginate che noi abbiamo a pieno regime un turnover, un fabbisogno di posti letto ogni giorno, ormai è una cosa consolidata, 25 pazienti mediamente arrivano ai nostri pronto soccorsi e devono essere ricoverati. In queste giornate ne avevamo dai 30-40 picchi di 34-35, che vuol dire che eravamo molto oltre la normale necessità di posti letto, con posti letto ridotti, perché noi abbiamo dovuto chiudere dei posti letto e trasformarli in posti letti di subintensive. E il malato Covid non è che il giorno dopo, due giorni dopo viene dimesso, il malato Covid ha uno svezzamento e una gestione che è lunghissima nel tempo. Questo vuol dire che continuamente entravano e non riuscivano a essere spostati altrove. Abbiamo cominciato a respirare quando il territorio ci ha dato la grossa mano, cominciando a prendere pazienti Covid positivi su strutture che nel frattempo erano state attrezzate per accettare i Covid positivi. Questo ribadisco, guardate quanto è importante il lavoro di squadra. L'azienda ospedaliera da sola muore, il territorio ha collaborato nei tempi che noi, trattenendo il nemico, sono riusciti a organizzare le difese secondarie e abbiamo lavorato sempre in sintonia. Abbiamo smesso di fare gli interventi in urgenza?
Tenete presente che noi mai abbiamo chiuso alle patologie tempo dipendenti, che vuol dire che gli interventi chirurgici, anche i Covid negativi, gli infarti, gli stroke, non li abbiamo mai chiusi, sono sempre stati centralizzati dal 118. Abbiamo avuto 28 pazienti ricoverati in stroke unit nel periodo, 162 sedute di emodinamica con 134 pazienti trattati, 390 interventi chirurgici in urgenza nel blocco operatorio e nel poliendoscopico. Voi ditemi se questi sono i numeri di un ospedale che ha chiuso. Il blocco operatorio, anche qui lo vediamo nel mese di marzo, ed aprile, maggio, i mesi del terrore puro, l'attività è continuata. Ovviamente si è cercato di posticipare tutte quelle procedure che potevano essere posticipate, dalle ernie o anche neoplasie benigne e quant'altro. Tutto quanto invece è urgenza, o comunque anche gli oncologici che rischiavano di avere un danno se fossero stati posticipati gli interventi chirurgici, sono stati operati. L'altro capitolo, i decessi. Avete fatto quanti morti? 296 morti in questo periodo. Peccato che, è come dire, vado a misurare nel pronto soccorso di Hiroshima, prima della bomba atomica e dopo la bomba atomica, quanti morti ci sono stati? Perché se il metro di paragone è questo, abbiamo usato lo stesso metro di paragone. Tenete presente che mediamente nello stesso periodo si registrano circa 150 decessi in Marche Nord, in un anno normale. Qui ne abbiamo fatti 296, ma 296, guardate gli indicatori che sono, età media addirittura più alta rispetto ai decessi della media nazionale. Patologie pregresse 97% contro il 95,9%. I pazienti che sono arrivati da noi sono arrivati oltre ogni limite, sono arrivati gravissimi, sono arrivati con pluripatologie. E ribadisco, con un'età media altissima, avere fatto solo questi pochi decessi è perché c'è stata una collaborazione massima, tutto quello che poteva essere fatto è stato fatto, l'ossigeno è stato dato, ci sono da subito iniziate a sperimentare terapie nuove, tutto quello che poteva essere fatto è stato fatto, e come abbiamo fatto per il resto anche di più. La diagnosi: dal 27 marzo siamo partiti con i tamponi per farceli in casa, perché anche qui la regione ci ha permesso, con una validazione di pochi campioni rispetto agli standard del Ministero della Salute, ci ha permesso di partire, perché è stata rilevata la qualità e l'affidabilità delle nostre prestazioni. Da quando siamo partiti accelerando sempre di più. A oggi siamo al 6-7 giugno, 22.777 tamponi distribuiti sia per i nostri pazienti, sia per i nostri dipendenti, sia per il territorio, in un'ottica di sintonia. Come vedete, addirittura il 66% è stato erogato a favore dell'area vasta, il 34% per Marche Nord. Quindi non appena c'è stata la disponibilità, noi siamo partiti a tamburo battente. Inoltre, che cosa abbiamo fatto? Siccome il tampone, in letteratura esistono dei casi dove il tampone può essere negativo, ma il paziente può essere comunque infettivo, abbiamo fatto sia in sinergia i tamponi che l'esame sierologico. L'esame sierologico l'abbiamo riservato ai dipendenti. Quindi tutti i dipendenti sono stati screenati, sottoposti a screening, e sono ancora sottoposti a screening per vedere se sono entrati in contatto con il virus. Voi immaginate se un'azienda non avesse fornito i dispositivi di protezione individuale, vuol dire che mi aspetterei un 90% di dipendenti che sono entrati in contatto col virus. Se voi guardate i numeri, sono i dipendenti che non hanno mai avuto contatto col virus, sono 2.637 campioni, perché qualcuno l'ha fatto anche più volte, e che in realtà i dipendenti testati sono 1.559 su 2.200 che siamo. Questo perché? Perché qualcuno è andato direttamente in smart working a casa, qualcuno non ha avuto mai contatto con i pazienti, per cui non è stato sottoposto al test sierologico, che è volontario, è volontario essersi sottoposto. Di questi qualcuno l'abbiamo riscontrato positivo per l'IgG e l'IgM. Qual è la differenza tra l'IgM e l'IgG? L'IgM sono i primi anticorpi che crescono qualora si contragga l'infezione, mano a mano
diminuiscono le IgM e crescono le IgG. Quindi avere le IgG vuol dire aver avuto un pregresso contatto ed essere guariti. Comunque, tutte queste varie combinazioni, abbiamo avuto su 2637 dipendenti testati 181 positivi. Di questi abbiamo, su questi abbiamo fatto anche il tampone, perché una differenza è avere degli anticorpi e l'altra è avere anche il virus contemporaneamente ed essere infettivi. In realtà solo lo 0,4% di questi avevano anche il tampone positivo, quindi 6 dipendenti li abbiamo intercettati grazie alla sierologia. Questo vuol dire che, pur essendo completamente sintomatici, questi erano portatori del virus e li abbiamo fatti restare a casa. Quindi abbiamo intercettato anche possibili fonti di infezioni nei confronti dei colleghi e dei pazienti. I trattamenti farmacologici. Come avete visto prima, abbiamo organizzato da subito, l'abbiamo chiamato unità di crisi Covid all'interno di Marche Nord. Abbiamo messo al tavolo tutti gli specialisti, abbiamo messo il dottor Frausini, gli specialisti della rianimazione, il dottor Barchesi, il farmacista, e abbiamo dato loro il compito di trovare qual è il golden standard per trattare questi pazienti. Il meglio, tutto quello che la letteratura ci dice può dare questo beneficio, cercate di farlo, e così è stato fatto. Quindi sia con usi off label, partecipare a studi sperimentali, trovare sul mercato i farmaci quando era difficile trovarli, anche usando il famoso escamotage di Barbara D'Urso, è stata lasciata libertà totale purché ci fosse il risultato. Tenete presente che poi questa non era una cosa statica, in realtà si riunivano qualche volta anche a giorni alterni, perché se usciva qualcosa di nuovo in letteratura, guarda anche il dottor Cannoli che era direttamente coinvolto anche lui, se usciva qualcosa in letteratura subito si vedeva se c'era evidenza scientifica e si cercava di fare quella terapia per i pazienti. Quindi lo ribadisco, è stato fatto non tutto, di più, per cercare di governare questo problema. Io passerei la parola al dottor Darisci, perché un'altra cosa importantissima sui dispositivi di protezione individuale mi piacerebbe fosse chiarita. Grazie ancora. Pochi numeri per dare un'evidenza di una difficoltà che abbiamo dovuto affrontare sin da gennaio, perché le prime notizie sul coronavirus sono venute fuori a gennaio da un punto di vista mediatico a livello internazionale, e questo chiaramente lasciava presagire che la nazione Italia non sarebbe stata rimasta immune da questo fenomeno. Quindi cosa ci siamo detti? Cosa facciamo per arrivare meno impreparati possibile? Perché era un nemico che nessuno conosceva. A partire già da gennaio abbiamo emesso ordinativi di dispositivi di protezione individuale per arrivare, quando sarebbe arrivato anche poi il fenomeno da noi, e essere sufficientemente attrezzati. Per darvi solo da un punto di vista dimensionale, i numeri che vedete esposti fa vedere in 3 mesi quanti pezzi di dispositivi sono stati consumati, circa 1 milione al mese, per una spesa che in 3 mesi ha consumato circa 500.000 di euro. Parlo solo di dispositivi di protezione individuale, quindi parliamo di 500.000 di euro consumati in 3 mesi. Io dico, non sono stati consumati, sono stati investiti in 3 mesi, perché la sicurezza non ha prezzo. Le mascherine, che sono purtroppo questo nuovo oggetto di cui siamo purtroppo costretti a portarlo, è diventato parte anche del nostro abitudine abbigliamento, ne abbiamo consumati solo 205.000 e solo di camici 192.000. Il raffronto, il consumo che in fase pre-Covid avevamo di mascherine chirurgiche di una settimana, in fase Covid noi li consumavamo più di in un giorno, ne facevamo fuori molto di più. Questo per darvi le dimensioni. Ma sin dai primi momenti il mercato ha dimostrato essere abbastanza turbolento. Uno, a livello internazionale questi sono prodotti che si fabbricano in Cina, prevalentemente, pochi in Europa. Il mercato immediatamente si è chiuso, per cui sin da subito il nostro staff tecnico-amministrativo si è messa a lavorare tutti i giorni, tutto il giorno, notte e giorno, a individuare operatori economici che avessero disponibilità di dispositivi medici. Per darvi la dimensione dei fenomeni speculativi, si è arrivati a punte del 600-700% in più dei prezzi dei singoli dispositivi. Ma non solo,
in regioni non più lontane dalle regioni Marche ci sono stati aziende che a fronte di pagamenti anticipati di 3 o 4 milioni di euro non hanno ricevuto merce, per cui abbiamo dovuto affrontare anche come non cadere nelle trappole delle speculazioni. Oltre a questo c'era a un fenomeno crescente una carenza di mercato e soprattutto una carenza di operatori che fossero disponibili a consegnare in tempi rapidi. Lo abbiamo fatto con l'abnegazione di tutti quanti gli uffici, perché agli operatori non doveva mancare niente, agli operatori dovevano avere tutto ciò di cui avevano disponibilità. E su questo mi sento di dire anche che abbiamo trovato anche una forte sensibilità sul territorio. Ci sono venuti incontro anche imprenditori che avevano rapporti con la Cina. Abbiamo avuto anche donazione di dispositivi medici da parte di imprese presenti sul territorio. Imprese che non ci hanno fatto sentire soli, come di solito in una situazione di problema generale, mondiale, uno si può sentire. Ma non abbiamo affrontato solo l'area dei dispositivi, per le quali staff di persone che a fronte di una disposizione normativa che prevedeva di lavoro a casa, quindi lo smart working, vivevano con noi giorno dopo giorno di fianco a noi all'interno dell'ospedale, senza orari, in maniera fissa a lavorare esclusivamente su forniture di beni. Ma quando il direttore diceva a 13 posti letto di terapia intensiva siamo arrivati a 46 posti letti, vuol dire che sono stati allestiti. E allestire un posto letto di terapia intensiva vuol dire dotargli anche delle strumentazioni, i letti, i respiratori, i monitoraggi. Sono stati effettuati investimenti per circa 1.800.000 euro nell'arco di 2 mesi in tecnologia e di circa 800.000 euro in manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti. Tirar su delle tente o delle pre-triage nel giro di 72 ore, dotarli di impianti di gas medicali, vuol dire che dietro c'è un lavoro diurno e notturno da parte di persone che abbiamo avuto forse la fortuna di non vivere in maniera a contatto diretto con il coronavirus, per cui il sacrificio grosso è stato fatto dal mondo sanitario, perché loro che hanno avuto il contatto diretto con il paziente. Noi abbiamo cercato solo di non farli sentire solo, cercando di creare le condizioni di lavorare al meglio. Per cui 72 ore per tirar su un blocco che accoglieva 11 posti letti per fare il pre-triage, vuol dire che dietro c'è un lavoro, vuol dire che dietro ci sono delle persone che in qualche modo hanno reso possibile e meno critico una situazione che era assolutamente ciclopica. Mi va di citare anche una sensibilità da parte del territorio che si è mosso immediatamente anche per fare delle raccolte fondi. Anche questo va evidenziato. Un territorio che sin da subito ci siamo sentiti di fianco, perché si sono mossi per raccogliere i fondi che Marche Nord ha destinato per investimenti nell'area dell'emergenza urgenza e per rendere sempre più adeguata la struttura. Non vi nascondo che stiamo già lavorando per l'ipotesi ottobre, per non rimanere impreparati anche per ottobre, sia in termini di tecnologie e sia in termini anche di dispositivi. Questo è perché appartenere a un'azienda vuol dire anche che nei momenti di difficoltà tirarsi sulle maniche, non esistono orari, non esistono giorni e non esistono i ruoli. Perché anche il ruolo di supporto, che non è a diretto contatto con il paziente, deve girare con la stessa velocità e con la stessa sensibilità del mondo sanitario. Top. Voglio partire dalla cosa che ha detto il direttore amministrativo, siccome io non ho un direttore amministrativo nella mia area vasta, riuscire a gestire i DP per il periodo dell'emergenza è stata una cosa assurda. Io fino a mezzanotte alle 1 tutte le sere chiamavo i miei referenti, che come ha detto lui acquistavano dappertutto, in ogni possibile angolo della terra, per riuscire ad avere i DP, ed è stato un problema veramente veramente gigantesco. Un'altra cosa cui tengo, che voglio precisare, che è molto importante, vorrei che tutti quelli, l'hanno detto prima, non lo ripeto perché me l'ero anche appuntato, tutti quelli che ci hanno definito eroi, non vorrei che adesso andassero dall'altra parte, prima cosa. Seconda cosa,
Io frequento, lei è direttore dell'azienda Marche Nord, io sono direttore d'area vasta, quindi quotidianamente frequento, devo frequentare necessariamente l'Asur. L'unica esempio che c'è è Torrette con l'azienda l'area vasta 2. È assolutamente diverso, cioè i rapporti che ci sono tra l'area vasta 1 e Marche Nord sono rapporti completamente uniti, cioè tutte le cose che facciamo le facciamo insieme. Quindi quando vengo a sentire quelle cose, c'è stato uno tsunami che ha travolto l'ospedale Marche Nord, si è travolto l'ospedale Marche Nord, travolge anche l'area vasta 1, non ci piove. Perché dal primo momento io e la dottoressa Capalbo abbiamo sempre dato l'idea di lavorare insieme, di far sì che l'area vasta 1 sia un'area vasta, è brutto il termine, geograficamente intesa, ma è vero. Perché se, mi riferisco alle varie cose che dicevano prima anche sulle terapie, se le terapie che Marche Nord in qualche modo sperimentato, portato avanti, non erano dirottate nel territorio, ok, noi non facevamo quei morti che abbiamo fatto, ne facevamo molto di più. Noi dobbiamo essere certi che purtroppo la terapia, abbiamo cominciato a fare una terapia adeguata, mi ricordo i primi di marzo, perfettamente con i miei colleghi, il cortisone era proibito, cioè c'erano molte pubblicazioni che dicevano usare il cortisone. E abbiamo fatto dei passi da gigante con la collaborazione, tutti gli operatori, o anche dei colleghi medici che hanno avuto il Covid sono rimasti a casa, ma facevano terapia concordate con l'ospedale Marche Nord. Ecco perché è stato fondamentale questo rapporto che non ci lega, ma un rapporto che dà risposte alla popolazione, perché anche qualcuno l'avrà anche contestato, ma il primario di rianimazione dell'ospedale San Raffaele ha detto chiaramente che possiamo costruire 3.000 rianimazioni. Se il territorio non filtra i casi in maniera adeguata affinché quelli che arrivano sono quelli che veramente devono arrivare, la rianimazione non serve più a nulla. Questa è la realtà e noi dobbiamo cercare insieme di far questo, anche come ha detto il dottor Traisci, sperando che a ottobre non succeda niente, ma se succede, l'ho detto anche nel tavolo l'altra volta, quando eravamo al tavolo con la direzione ASU, non ci trovi impreparati come siamo stati, come purtroppo ci siamo trovati impreparati nel mese di febbraio-marzo e ci siamo reinventati tantissime cose. Allora, la prima slide riguarda le USCA, unità speciali di continuità assistenziale. Ci hanno dato una grossa mano. Qual è? Ogni volta che parlo di USCA parlo col medico generale e dico speriamo che le USCA non siano la morte della medicina generale. Perché? Perché anche noi nel territorio abbiamo avuto questi problemi. Per che motivo i medici di medicina generale non andavano a domicilio, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, fortunatamente di concerto con i medici di medicina generale ci siamo inventati questi medici. Bene. Che ringraziamo e speriamo da ottobre che le USCA si trasformino in qualcosa di diverso, perché inseriremo, se riusciamo a trovare gli infermieri anche all'interno di questo servizio o unità infermieristiche, in modo da dare risposte non soltanto legate al Covid, ma tutte quelle risposte di concerto con l'ospedale che non riusciamo a dare, tipo terapie domiciliari importanti in cui non troviamo medici che vanno a fare la terapia insieme all'infermiere. Bene, questi medici faranno il nostro lavoro qua, tipo una maggior assistenza data alle case di riposo, data alle strutture residenziali, in maniera tale, la dottoressa Palbo l'ha citato prima, noi ci siamo riconvertiti, dopo ci saranno due o tre slide che lo dicono, ci siamo riconvertiti per dare risposte all'ospedale che obiettivamente deve dimettere se no si ingolfa. Abbiamo riconvertito la struttura, abbiamo trasformato le strutture che erano RSA in strutture Covid. Come vedete i medici abbiamo attivato 4 USCA, una per ogni distretto, una direttamente che faceva interventi sulle strutture residenziali che purtroppo avete visto nel mese di aprile sono state le strutture più critiche per quanto riguarda la gestione del malato Covid. Qui cominciamo a vedere i dati che la dottoressa Capalbo ha fatto vedere prima, cioè noi già da questa diapositiva ma anche da quest'altra, ecco questa che è più importante, noi vediamo che il rosso è la provincia di Pesaro e il resto sono tutte le altre province. Cioè come facciamo a pensare che noi non siamo stati travolti e quindi abbiamo dovuto mettere in atto tutto quello che era possibile mettere in atto? Territorio, ospedale Pesaro, ospedale Fano, ospedaletto più piccolo di Urbino, chiaramente con la collaborazione anche degli altri ospedali, perché ti arriva una marea di malati in quel modo, tu come fai? Quindi come vedete rispetto a tutte le altre province noi siamo stati quella purtroppo più bastonata dalla sfortuna. Ok, andiamo avanti.
Allora, poi abbiamo interventi del 118, già prima hanno fatto vedere le diapositive la dottoressa Capalbo e anche il direttore sanitario. Il 118 è stato inondato da chiamate, perché il paziente effettivamente stava male. Quello che ha detto il direttore è vero, il direttore sanitario, cioè non esistono soltanto pazienti che vengono trasportati con l'ambulanza del 118, ma esistono pazienti che per conto loro vanno nei pronti soccorsi, punto, questa è la realtà. Quindi tutto quello che qualcuno può aver scritto, screditando, non so qual è stato il tentativo, e mi fa arrabbiare perché non c'è stato un momento. Io un giorno ho dovuto chiamare il direttore generale dicendo: non ho i presidi, l'FP2 per Urbino, come faccio? Ho mandato il corriere, mi hanno prestato l'FP2, chiaramente. Cioè, è questa la collaborazione. Se non c'era collaborazione, probabilmente ancora saremmo nel casino più totale, questa è la verità, perché è vero che il virus forse è diventato più buono, speriamo tutti, perché almeno ottobre non abbiamo casino, ci facciamo le nostre ferie anche a settembre-ottobre e tutto va meglio, ma se non c'è questa grandissima collaborazione tra i servizi che operano sul territorio, siano essi appartenenti all'azienda sanitaria ASU, sia essi appartenenti all'azienda ospedaliera come Marche Nord, non si va da nessuna parte. Adeguamenti, questo è quello che noi abbiamo fatto, lo descrivo brevemente, quindi quello in pratica che è stato costretta a fare per l'epidemiologia, per il numero di pazienti, per il carico di lavoro che ha fatto Marche Nord, nel nostro piccolo ha dovuto fare anche Urbino, cioè noi abbiamo dovuto fare i doppi percorsi all'interno dell'ospedale, abbiamo fatto l'area di triage, abbiamo dovuto trovare delle aree contumaciali, abbiamo dovuto trovare attualmente delle aree grigie, tutto questo porta, e questo è importante, noi Marche Nord dobbiamo risolvere, ha portato a riduzione dei posti letto che possiamo utilizzare per le patologie normali. Questo è un problema ed è un problema futuro, perché abbiamo dovuto aumentare il distanziamento, abbiamo dovuto creare aree grigie, no? I posti letto che abbiamo prima non li abbiamo, quindi dobbiamo tutti insieme cercare territorio e ospedali di trovare quali sono le soluzioni affinché i malati riescano a girare all'interno della struttura ospedaliera. Ok, quindi se io non ho la possibilità di trovare posti letto al paziente che può essere rimesso da Marche Nord, in casino ospedale d'Urbino, e c'è, quindi tutto questo abbiamo cercato di farlo. Quello abbiamo fatto nel periodo di Covid abbiamo istituito l'ospedale Covid di Fossombrone, è stato riconvertito, quindi tutti i posti letto che erano delle cure intermedie sono stati trasformati in ospedali Covid. Anche lì devo ringraziare i medici di continuità assistenziale, perché il Covid a delibera regionale è nata con medici ospedalieri. Noi non abbiamo trovato i medici ospedalieri, devo ringraziare i medici di continuità assistenziale. Abbiamo chiuso finalmente, fortunatamente, il centro Covid questi giorni, quindi da lunedì ripartirà in condizioni normali, anche perché, come ho detto un attimo fa, ci servono posti letto di cure intermedie per tutte le altre patologie. In più abbiamo dovuto riconvertire Galantara, anche lì. I morti sono aumentati a Galantara, ma è normale che i morti aumentano a Galantara se abbiamo una situazione di malati critici che sono stati curati e tutto, ma sono aumentati in maniera esponenziale. Quindi sono tutte cose che avvengono nella normalità, non per la disattenzione di qualcuno o non perché qualcuno non ha fatto quello che doveva fare o non perché qualcuno ha voluto mettere in competizione un'azienda ospedaliera con l'ASUR. Posti letto Covid è quello che vi ho detto prima, guardate come sono aumentati, avevamo delle strutture che erano principalmente dedicate a pazienti non Covid, abbiamo pian piano riconvertito quelle strutture per malati Covid. Pronto soccorso, gli accessi sono nel mese di marzo, come avete visto, non sono a livello di quelli di Marche Nord, che comprende i due pronti soccorsi di Torrette, di Fano e Pesaro. Chiaramente il nostro ospedale è più piccolo, però anche noi abbiamo avuto un picco elevatissimo nella gestione. Vorrei concludere con una frase molto molto importante, cioè io sono un tipo, purtroppo per i miei problemi, che si emoziona abbastanza facilmente, quindi purtroppo i ringraziamenti che mi ha avuto Urbino, i ringraziamenti che mi ha avuto da tutte le forze dell'ordine a Fano, anche con la dottoressa Capalbo, non debbono rimanere nel passato. Questo che pretendo da tutti, perché se c'è una chiara affermazione che qualcuno ha sbagliato, ma i numeri dicono talmente il contrario,
come ha detto dottoressa Capalbo, se non c'era la provincia di Pesaro che in qualche modo rispondeva, ma lo tsunami sarebbe arrivato anche delle parti più basse della regione Marche. Questa è la realtà, ma noi l'abbiamo subito. Noi siamo la provincia che è stata martellata, il bollino rosso che ha fatto vedere la Maria prima è come quello della Lombardia. Quindi, ma no, la differenza è che quel bollino è tutto concentrato da noi, sulla provincia di Pesaro Urbino, è questo quello che abbiamo subito. Quindi sfido chiunque. Prima, un'altra cosa che volevo dire, io se rilascio interviste, non voglio comparire su interviste il mio nome che non ho rilasciato interviste, quello sia chiaro per tutti. Già ho avuto una discussione tempo fa con un giornalista che devo dire è stata bravissima, perché da quella volta, ogni volta che c'è un'intervista mi chiede chi può intervistare, ci diamo l'ok, se rilascio un'intervista la rilascio, però non voglio comparire, anche perché chiaramente fa più effetto dire il direttore della Vasta ha detto quello, ok? Ma non è vero, perché io non sono stato interpellato, se non sono interpellato non mi potete mettere in mezzo, non perché non voglio essere in mezzo, sono uno che parla con tutti, che dice sempre tutto, anzi delle volte dico anche troppo, molto di più di quello che normalmente devo dire, ma la correttezza. Cioè io dall'articolo che è uscito purtroppo una settimana fa, io sono una settimana che quasi mi ha, non dico sconvolto l'anima, perché porca miseria, abbiamo affrontato uno tsunami della Madin di Boi, adesso possiamo respirare, perché veramente possiamo respirare, per quale motivo dobbiamo andare a risolvere situazioni che non esistono o modificare situazioni che non esistono? Non va assolutamente bene, quindi chiedo a tutti voi, ai giornalisti in particolare, ma anche a noi operatori, perché non dobbiamo soltanto ringraziare gli operatori che hanno operato, per me gli operatori sono tutti uguali, è una cosa che Sala Capalbo ha sempre detto, dal tredicesimo livello che non esiste al primo livello che non esiste, sono tutti uguali. In questa fase hanno dimostrato che le pulizie sono fondamentali, se non avevamo le pulizie che sanificavano noi eravamo in un mare di guai, quindi tutti gli operatori per quella che è la loro professionalità sono stati adeguati. Dopo è chiaro, c'è qualcuno che subisce in maniera più importante anche dell'uso personale la patologia, perché io so per certo, ho contattato anche direttamente persone che erano estremamente preoccupate, quindi andavano a lavorare con 8 mascherine, qualcuno andava a lavorare, qualcuno forse ha abusato del smart working, tant'è vero che io sono stato richiamato dal sindacato perché ho mandato la lettera a tutti i direttori di operativo complessi, gli ho scritto, mi dimostrate per favore quello che è stato fatto, quello che i dipendenti in smart working hanno fatto durante il periodo del tsunami, perché un dipendente che sopra il paziente non può assolutamente esentarsi da quel tipo di attività, da quello che lo fa a casa, se io lo mando a casa devo avere la necessaria documentazione che quello ha fatto il suo dovere, punto. Quindi questo è il mio modo di lavorare, ringrazio perché vedere tutti insieme, tutti gli operatori che in qualche modo hanno dato una mano a risolvere questo problema, consumavamo 800 di PIA al giorno, Urbino, rendiamoci conto di quello che sta succedendo, quindi ringrazio tutti gli operatori che in qualche modo ci hanno fatto uscire da questo dramma, grazie. Io ringrazio Romeo che si è emozionato, come mi sono emozionato all'inizio, e volevo chiudere con questa lettera che mi è arrivata giusto ieri e che ringrazio a tutti, la volevo leggere. È un paziente che non dico il nome, però si firma, di 56 anni, ex paziente Covid, MM. All'ospedale Marche Nord San Salvatore di Pesaro, 13 marzo, 26 aprile 2020, date che hanno segnato il mio percorso di vita. Se oggi posso parlare ancora di vita, lo devo ai medici, infermieri e tutto il personale ospedaliero. Questo vuole essere un semplice messaggio di ringraziamento. Non ho potuto farlo durante la mia degenza in ospedale, proverò a farlo ora. Non potevo vedere in faccia chi mi assisteva. Non conosco la maggior parte dei nomi degli infermieri e dei medici che mi hanno assistito, a parte qualche rara eccezione. Non li riconoscerei se li incontrassi. Nonostante questo anonimato, li ho sempre sentiti vicini. Non ricordo quasi nulla delle ore in ospedale prima di essere intubato, tantomeno dei giorni nel reparto e rianimazione. Ma da quando sono stato cosciente, attraverso gli occhi, i gesti, le parole di queste persone, ho percepito un'umanità vera, quella di chi dedica la vita a curare gli altri. Se dopo 45 giorni, passando per tutti i reparti dell'ospedale, posso abbracciare ancora la mia famiglia, è grazie a questa umanità.
E grazie alla professionalità, ai turni infiniti, ai ritmi insostenibili, al coraggio di chi ha rischiato la propria salute per gli altri. Spero che dopo questo periodo, in cui tutti vi abbiamo giustamente chiamato eroi, torniate a essere considerate persone alle quali si dovrà permettere di lavorare al meglio, alle quali non potranno bastare dei semplici grazie. Evito di aggiungere altri particolari della mia vicenda, dato che i destinatari di questo messaggio l'hanno vissuta in prima persona. Aggiungo i ringraziamenti della mia famiglia, anche con le vostre parole è riuscita a resistere e a starmi vicino. Grazie MM, grazie.